Oh ragazzi, buongiorno e soprattutto benvenuti ad un nuovo episodio del Vlogmas. Siamo di nuovo in macchina perché siamo di nuovo in missione. Io ho un sole della Madonna in faccia, quindi portate un attimo pazienza. Avevo pensato di fare una cosa divertente, visto che vi ho fatto vedere il mio home studio, la mia stanzetta, il mio bugigattolo. Ho detto facciamo qualcosa di più carino, mettiamo a confronto con uno studio vero. Vi sto portando ai The Central Studio di Conegliano Veneto. L'ho pensata così, sarà una miniserie. Oggi vedrete un piccolo tour dello studio, vi presenterò un po' Andrea che ci accoglierà. Poi ci faremo una chiacchierata su quali possono essere le differenze e le criticità tra un vero studio e lavorare in un studio, lavorare a casa, quali sono i vantaggi, quali sono i malus, se vogliamo, anche se devo dire che anche lavorare a casa ha i suoi benefit. E infine lascerò ad Andrea un mio brano registrato in casa da mixare e vediamo che ne viene fuori. Intanto ci facciamo dire com'è la registrazione fatta in casa, se ci si può lavorare, se è qualcosa di tutto rispetto o magari se è una roba da buttare completamente, e poi confrontiamo il suo mix con quello che ho fatto io in casa. Vediamo qual è la differenza, se c'è tanta differenza. Spoiler, secondo me sì. E cerchiamo di capire un attimo cosa può offrirci lo studio, dove possiamo arrivare in studio che a casa non possiamo. Questa frase non sono sicuro che fosse grammaticalmente troppo corretta. Ovviamente tutto questo è possibile soltanto grazie alla magia del Natale e vi ricordo per l'appunto che seguendo questo Vlogmas voi siete automaticamente partecipanti del mio giveaway natalizio. Il 25 dicembre farò i regali di Natale a 5 iscritti di voi. Quindi seguite il Vlogmas, partecipate, commentate, siate interattivi, siate proattivi come si usa dire tanto adesso, e ci vediamo il 25. C'è un montepremi in palio di oltre 300 euro e sarà una bella roba. Sarà una bella roba. Inoltre, ultima cosa, visto che siamo quasi arrivati, non sarebbe Vlogmas senza calendario dell'avvento, quindi io direi godetevi il momento dello spacchettamento. Caffettino, The Central edizione natalizia, Andrea. Buongiorno. Ciao. Ragazzi, lui è Andrea. Andrea è il boss Il del boss, The Central. diciamo il boss. Il boss. Ci fai fare un tour dello Certo. studio? Ok, andiamo. Tra l'altro, noi ci conosciamo da 2 anni, più o Due annetti meno. più o meno. Siamo conosciuti tramite Irco e c'è una maledizione che grava sulla nostra amicizia. Che ogni volta che organizziamo qualcosa insieme Esatto. succede qualcosa. Esatto. La nostra amicizia finirà nel momento in cui riusciremo a fare qualcosa senza che Che vada a va a buon fine, puttane. dici, sì. Allora, questa è la nostra Lightroom. Per il Ok. momento stavamo facendo video, quindi c'è anche un green screen piazzato lì. Figo. E questa è la nostra Lightroom, questo è il palco batteria. Tutta la parte di diffusione e comunque la parte acustica è stata studiata dagli ingegneri acustici. Lo studio si chiama Suono e Vita, per chi è curioso. L'ingegnere si chiama Ingegner Rizzi. E come vedete c'è un po' di diffusione su questa parete, e invece tante altre pareti sono assorbenti e poi sono tutte intonate con vari spessori di fono assorbente, insomma, così come i cloud, anche quelli sono a diverse note, frequenze. Sono più intonate di me le pareti. Ecco. E stanza principale è questa. Qui abbiamo poi tutta la parte video e audio che collega le varie stanze. La parte audio arriva su quella patch. E poi abbiamo la drumbot che dà direttamente sulla live room. Adesso c'è il materasso perché stavo facendo audiolibri, quindi Ok, quindi avevo messo il materasso.
E qua facciamo un po' di tutto, dagli audiolibri a doppiaggi, piccole batterie, amplificatori, insomma, tutto quello che si può fare su questa stanza. Beh, si sente da Dio. Beh, con la porta aperta vediamo. Vabbè, con la porta aperta si sente comunque meglio di casa mia. Poi abbiamo questa stanzettina qua, in realtà, che adesso la sto un po' ristrutturando, che sarebbe la vocal booth. E solo che era un pelino troppo morta per i miei gusti, e quindi adesso sto provando a aggiungere un po' di diffusione con qualche diffusore in più. Ok. E tutte queste tre stanze arrivano poi nella mia regia, che è questa. Buonasera, eccoci qua. Questa è la regia principale, qui è dove vivo praticamente. Ci passo le mie giornate, chiaramente tutto outboard analogico, che poi finisce dentro la Symphony e da lì Pro Tools. Come ascolti Ok. abbiamo l'ATC50 e l'NS10, quindi NS10, due classiche. classiconi. Lo schermino qua per vedere le altre stanze, così ci si vede tutti insieme. E niente, questa è la parte di registrazione. E Ok. ci sono un po' di buchi perché alcune cose in revisione. Questi belli, 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 belli. E c'è anche Alexa. C'è anche Alexa, sì. Che quello che fai è disturbare per lo più. Ragazzi, take perfetta. Il Esatto, e poi meteo domani sarà. bravo, hai capito. Figo. Hardware a cui sei particolarmente affezionato? Particolarmente affezionato in realtà loro due, i Neve 511, perché sono il mio go-to per le voci normalmente. Cioè, Belli. prima cosa che provo sulle voci sono loro due. Ok, questi sono i capi che sono i cloni Esatto, degli sono i API. cloni degli API e sono molto più comodi degli API perché hanno l'output. Quindi in realtà da Ottimo. quel punto Sì, di vista nel 2021 diciamo che fa sì, comodo. fa molto comodo. Perché se vuoi saturare e abbassare l'output lo puoi fare. Ci Per sta. prima non Ci potevi. clippi dentro come un plugin Se praticamente. vuoi, sì, Oh, se vuoi. figo. Non clippa proprio come un plugin, però Però, sì, satura, sì. ok. Poi sono molto affezionato a lui, l'UAD il 2610, perché suona bene dappertutto, come lo metti, suona bene, poi Vorrò anche vedere. c'è pure il suo EQ che funziona molto bene. Figo. Stefano si è portato la Stefano si è sua roba. portato via No. gli LA2A, No. purtroppo, molto purtroppo. Faccio una breve introduzione su Stefano, visto che comunque parte di Central. Sì, Stefano gli ho fatto l'assistente per 4 anni più o meno. E poi l'hai Più o cacciato di meno. casa. No, non l'ho cacciato di caso. No, no, e poi abbiamo aperto The Central, cioè ho aperto The Central, lui doveva partire per l'America ma ancora non riusciva a partire a causa Covid. Allora gli ho detto, beh, ma vieni in studio a fare i lavori Ok. e quindi è stato qua ospite per un bel po' e a me ha fatto chiaramente molto piacere averlo qua. Salutiamo Stefano. Ciao Ste. Regia di produzione. Oh, che figo. Regia di produzione qua lavora Riccardo Di Segna e lui fa produzione, beatmaking, arrangiamenti. Insomma, se avete un pezzo che dovete finire e non sapete come finirlo, venite qua, parlate con Riccardo, ve lo sistema lui. Che è un classicone dell'home studio, fermarsi al loop e Esatto, esatto. sì. Se non sai più come sviluppare il pezzo, o comunque non riesci a chiuderlo per qualsiasi motivo, Riccardo qua fa quello e altro, fa tanto Ok. altro E a anche. proposito di home studio, vorrei fare un appunto. Anche negli studi più grandi si usano le robe che vi consiglio in sconto per il Black Friday. Che ci sta sempre. Finché funzionano Finché bene. funzionano, vanno bene. Sì, poi lui qua ha tutti i suoi synth, il suo Arp Odyssey, il Moog, il Voyager. E lui comunque fa sia outboard esterno, appunto synth hardware che software, e fra una cosa e l'altra poi porta a casa le produzioni, insomma. Regia 2 è uguale praticamente alla regia 1, regia di registrazione. Quello che cambia è che c'è una boot di là, che non vi mostrerò perché al momento è un mezzo magazzino, Ok, quindi non ve va la bene. mostro. E la che lui lo può usare per fare le sue preproduzioni vocali o chitarre, eccetera. Però lui vedo che gli piace molto di più registrare con il cantante o il chitarrista qua in regia, Ah, ci sta, sì. quindi Ok, se la usa per tenere i suoi strumenti, ecco. ci sta, io sarei totalmente con lui. Ecco. E poi abbiamo le sale prove. Che una è funzionante da sempre e l'altra la stiamo allestendo perché col Covid è stato un po' un periodo per le band non fantastico, ecco. Quindi sala prove 1,
qua se avete bisogno di un posto per provare, venite qui con il vostro strumento, trovate già tutto, vi attaccate al vostro ampli. E non è poco. L'impianto, abbiamo un FBT, mixerino, batteria, abbiamo una per l'export. Se avete bisogno di qualcosa in più si chiede e cerchiamo di accontentarvi. Bella. E di qua c'è la sorellina di questa sala prove, che adesso mancano le teste perché purtroppo FBT è un po' in crisi con la strumentazione al momento, quindi le ho ordinate ma non so quando arrivano. Vabbè, come tutti adesso. Sì, come tutti, purtroppo alcune cose, alcuni prodotti stanno facendo fatica ad arrivare. E di qua ci sarà il mixer digitale col tablet, così è anche un po' più comodo se volete fare ascolti in cuffia e tutte quelle cose. Ok Andrea, grazie per il tour. Ragazzi, noi con voi ci vediamo domani per un prossimo video e noi ci facciamo una chiacchierata adesso su Home Studio contro Studio. Vediamo chi vince. Okay. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.